Buongiorno dalla provincia di Pistoia, da Collodi, dal parco di Collodi. Qui siamo nello storico Giardino Garzoni. Siamo stati ora a visitare il museo di Pinocchio, abbiamo fatto visita alla fondazione. Qui siamo all'interno di questo magnifico parco. Ecco, da qua un'altra opera e un'altra possibilità di sviluppo per la Toscana e per la provincia di Pistoia, che però la regione non ha aiutato nella realizzazione. Qua potrebbe nascere il parco di Pinocchio, 20 ettari a disposizione dei bambini e dello sviluppo turistico, un vero e proprio svolano turistico per tutta la Toscana e per questa provincia. Ma la regione dal 95, sebbene i progetti siano sui tavoli, non ha attuato e messo in opera le opere di completamento, quindi la viabilità che permetterebbe ai turisti e a tutti i bambini d'Italia e del mondo di venire qua a Collodi. Credo che sia stata un'occasione persa. Oggi la Toscana ha bisogno di sviluppo, ha bisogno di occasioni e ha bisogno di valorizzare quella che è la nostra tradizione, quella che è la nostra storia. Pinocchio è conosciuto in tutto il mondo. Purtroppo in Italia ultimamente abbiamo conosciuto un altro tipo di Pinocchio. Matteo Renzi, che ha fatto il Presidente del Consiglio, negli ultimi anni ha promesso e non mantenuto, ha raccontato molte bugie, come faceva Pinocchio. Il problema è che Pinocchio, il burattino, a cui tutti vogliamo bene, si è redento. Poi ha smesso di raccontare le bugie e è diventato un bambino in carne e ossa. Qualche politico invece non si redime e continua a raccontare bugie ai propri elettori. Ma presto verranno smascherati. Il 20 e 21 di settembre andiamo a votare e lì possiamo tagliare il naso e le bugie a tutti quei politici che ci hanno raccontato per anni una Toscana che cresceva e invece ha perso posizioni nei confronti delle altre regioni del centro-nord e d'Europa.